sanno quanto siano importanti gli pneumatici nel mondo delle due ruote, così come tutti sanno che Michelin è da sempre il più grande innovatore del settore. Perché mai, dunque, dopo aver inventato le gomme Rain, le gomme Slick e le bimescola, proprio grazie alla sua presenza nel mondo della MotoGP, ha abbandonato questo prestigioso campionato? La risposta arriva dalla partecipazione di Michelin, con un proprio team ufficiale, alla gara del Bol d'Or e più in generale al campionato Endurance. Secondo la casa francese, infatti, sviluppare gomme super specialistiche come quelle usate da Rossi e compagni, adatte solo alla MotoGP, non ha senso, dal momento che non possono essere poi commercializzate. Si raffreddano troppo velocemente, hanno bisogno di velocità elevatissime per ottenere le massime prestazioni e, se prodotte, costerebbero troppo per le tasche di chiunque. Per questo Michelin ha deciso di puntare tutto sulla ricerca finalizzata alla produzione, ma senza lasciare il mondo delle corse. Il campionato italiano di velocità, quello spagnolo e quello francese, oltre al campionato Endurance, rappresentano il banco di prova scelto. Le caratteristiche di queste moto sono più vicine a quelle che vengono omologate. Da qui vedremo nascere gli pneumatici del domani, sempre più efficienti. Una piccola anticipazione, è appena uscita la camera d'aria per bici Michelin, che non fora mai, grazie ad una superficie a palline d'aria e non liscia, soluzione che forse, ci dicono, verrà applicata anche agli pneumatici da moto e auto.